Ciao raga, come state? Bentornati sul canale. Prima di iniziare col video vi chiedo un'iscrizione qui sotto, il tasto per iscrivervi è gratuito. Se non lo fate siete, non so, dei fessi? Sì, dai, dei fessi, siete dei fessi. Allora, iscrivetevi al canale. Detto ciò, io ragazzi oggi volevo parlare un po' di Coulibaly. I giornali si divertono. Vabbè, ma ragazzi, i giornali ci sta, devono vendere. E quale notizia migliore da vendere se non un bel Coulibaly alla Juve? Quindi veramente, come ho detto, è il periodo dopo quel periodo lì. Cioè, c'è sempre il periodo là di aprile-maggio, qui partono speculazioni, tutto e di più. Adesso, ragazzi, giugno, proprio questa, la cosa si moltiplica perché il calciomercato è avviato. Le trattative sono avviate e quindi i giornalisti ci marciano tanto. Arriviamo al sodo. C'è stata la smentita ieri dallo stesso Coulibaly che quantomeno per la Juve ha detto che non c'è, che non ci andrà mai, che ama il Napoli, vuole rimanere nel progetto e così via. E allora la smentita non è una certezza. Perché vi ricordo che Higuaín cantava l'inno del Napoli sotto la curva e poi è andato alla Juve l'estate dopo. Quindi sapete bene come funziona. Però ragazzi, io penso che Coulibaly rimanga perché è un tassello troppo importante. E poi perché sembra che per quanto riguarda il rinnovo di Mertens ci siano più problemi che per quello di Coulibaly. Quindi io penso che se dovesse andare via Mertens e si va verso una partenza di Mertens più che una partenza di Coulibaly, Coulibaly quasi automaticamente rimarrà. E quindi, ragazzi, no problem. L'unica cosa che potrebbe fregarci, e lo dico a malincuore a livello di finanza, non di finanza, a livello economico, ecco, è che Coulibaly ora ha 30-31 anni, tipo, no? Quindi, se adesso me lo vendi, lo riesci ancora bene o male a piazzare a un 70 milioni, 80 milioni se proprio ti capita il pazzo che te li dà. Forse tra un anno questa cosa non potrebbe essere più fattibile. E il Napoli è sempre stato bravo a vendere quando doveva vendere, diciamo. Ecco, una cessione di Coulibaly ora ci starebbe pure, detto proprio in sincerità, detto tra me e voi, ci starebbe pure una cessione di Coulibaly per me, eh. Però effettivamente, ragazzi, se questa squadra inizia già a perdere un tassello importante come Insigne, poi ormai ha perso pure il tassello importante che è Ospina, togli pure Coulibaly, a questo punto smantelliamo tutto. Un perno deve rimanere almeno, uno ne deve rimanere. E quindi capite bene che c'è la conferma: Spalletti lo vuole, De Laurentiis, ok, forse si mangia un po' le mani perché quest'anno poteva cederlo, ma in realtà poteva cederlo anche l'anno scorso. E rimane un giocatore che è un perno della squadra fino a prova contraria. Poi i giocatori si possono rincoglionire tutto nel giro di qualche mese e lo si cede a gennaio, casomai. Però questa è la situazione. Poi facciamo un piccolo preambolo per quanto riguarda la situazione in entrata. Il Napoli in entrata sta seguendo Østigard, ne abbiamo già parlato video scorso. E Østigard si chiude facile, solo che il Napoli deve vedere se andare su Østigard o se andare su Kim Min-jae, il coreano del Fenerbahce, ne ho già parlato fortissimo, a me piace tanto, io andrei su quello. 20 milioni al Fenerbahce, ti pigli un armadio e vi ho detto a me piace. Noi ci vediamo comunque in prossimo video, iscrivetevi qui sotto sempre, tasto per iscrivervi gratuito, quindi iscrizione please, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!